Il Comune di Teramo al Consiglio straordinario richiesto dall'opposizione sulla situazione dell'edilizia scolastica in città ha esposto con chiarezza i lavori previsti e il cronoprogramma di questi che consentiranno di avere una città dal volto nuovo in circa 10 anni, come spiegato anche dall'assessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio durante il Consiglio. Sono risposte che abbiamo dato a più riprese, oggi questo Consiglio serve evidentemente per fare politica, ma non è quello di cui abbiamo bisogno e soprattutto non è assolutamente il problema la pianificazione del Comune di Teramo, che sta andando avanti con una linearità evidente, chiara, con un percorso di adeguamento sismico, ricostruzione e altri interventi che dal 2018 ad oggi hanno completamente stravolto la pianificazione e la programmazione scolastica, con una visione che ci porta da qui ai prossimi, al prossimo decennio, a questo decennio, da qui al 2034, a adeguare sismicamente tutte le scuole della città. La priorità rimane riqualificare e non decentrare gli edifici scolastici per rendere il centro il fulcro vivo della città. Andiamo avanti in questa direzione, abbiamo scelto di lasciare le scuole in centro con la Savini e la San Giuseppe che verranno appunto lasciate nel centro storico e andiamo avanti in questa direzione che ci ha visto oggi collaborare anche con la provincia per l'emergenza Delphi. C'è la necessità evidentemente di utilizzare questa situazione di difficoltà per fare una politica con la P minuscola, ne prendiamo atto, non ci sottraiamo come non ci siamo mai sottratti, rappresentando però di fronte a chi ha avuto la responsabilità di dover fare una programmazione fino al 2018 e non ha fatto nulla rispetto invece ad un'amministrazione che dal 2018 ad oggi ha messo in campo una pianificazione unica e che sta rispettando una tempistica che porteremo avanti nel corso di questi anni.